lezione di oggi è, come stavo dicendo, un po' una ricapitolazione di alcune nozioni di dinamica che dovreste già sostanzialmente conoscere, ma che sono importanti da ripassare in modo tale che voi le abbiate sempre presente durante il periodo del corso e anche oltre, naturalmente. Perché sono importanti queste nozioni? Perché io vi ho già accennato nelle lezioni passate che un azionamento è formato sostanzialmente da una sezione elettronica di potenza, nella quale entra potenza elettrica, e quindi questo è un convertitore, da una macchina elettrica, quindi un motore sostanzialmente, il motore tramite degli organi di trasmissione è connesso meccanicamente a la macchina operatrice, non mi fate scrivere per esteso tutti quattro. Ora, mentre questo qui è un oggetto elettronico, infatti entra potenza elettrica e esce potenza elettrica convertita, il motore trasforma la potenza elettrica in potenza meccanica, e naturalmente anche qui avremo potenza meccanica e sulla macchina operatrice, la macchina operatrice utilizzerà in qualche modo la potenza messa a disposizione sugli organi di trasmissione. Quindi, quello che a noi ora preme è concentrare un po' la nostra attenzione su questa sezione, perché in realtà è una sezione puramente meccanica sostanzialmente, ed è necessario andarla un po' a studiare, a capire come è fatta e quali sono le sue caratteristiche, perché naturalmente dalle caratteristiche, dai parametri e dalla definizione di tutta la parte meccanica deriva il dimensionamento sia della macchina elettrica e sia ovviamente del convertitore e poi alla fine in buona sostanza dell'intero azionamento elettrico che stiamo considerando. Quindi per dimensionamento che cosa si intende? Si intende la definizione di quale deve essere la coppia, per esempio, che il motore deve poter esprimere per attuare tutti gli organi meccanici che sono connessi al valido del motore stesso, la velocità, quindi la coppia C, la velocità omega, la velocità angolare che il motore deve poter generare, deve poter avere sugli organi di trasmissione, il range di velocità, le capacità dinamiche, quindi di accelerazione angolare che il motore deve poter, quindi questo ovviamente è strettamente legato alla coppia che il motore riesce ad esprimere, quindi tutte queste caratteristiche, tutti questi parametri sono fondamentali per capire poi dopo che tipo di motore dobbiamo utilizzare, che tipo di convertitore e alla fine che tipo di azionamento stiamo prendendo in considerazione. Quindi, detto questo, andiamo a vedere quali sono alcuni aspetti elementari della dinamica. Il primo, ovviamente, è il secondo principio della dinamica. Sono i principi della dinamica che voi magari siete abituati a ricordare come scritto F uguale M per A. E questo qui non è altro che appunto il secondo principio della dinamica espresso su un oggetto di massa M che si muove di modo lineare sollecitato da una forza S e quindi si muoverà anche con un'accelerazione A che avrà la stessa direzione, lo stesso verso della forza applicata all'oggetto. Ora, è ovvio che nel nostro azionamento, cioè lungo la catena cinematica del nostro azionamento, non è che ci sono elementi, masse elementari, no, ci sono naturalmente vari organi meccanici che invece di avere una massa, cioè hanno sicuramente una massa, ma probabilmente hanno anche dei momenti di inerzia, perché non sono spesso organi che si muovono di modo lineare, ma possono essere anche organi che si muovono
di moto rotativo, quindi di moto circolare, e quindi al posto, diciamo così, della massa viene presa in considerazione il momento di inerzia, cioè secondo il principio della Young si esprime per i moti circolari come la coppia C per il momento di inerzia per l'accelerazione angolare de omega su dc. E normalmente se spesso vedete anche sui libri questa notazione con la notazione di Lagrange si scrive come J omega punto, questo punto qui è assolutamente equivalente. Fin tanto che un organo meccanico oppure una massa puntiforme sollecitata da una sola forza si muoverà ovviamente in modo accelerato uniforme, ma di solito è evidente che la macchina operatrice deve esprimere anche una coppia resistente, altrimenti tutta la potenza meccanica espressa dal motore viene trasformata in energia, tutta l'energia meccanica espressa dal motore viene trasformata in energia cinetica sugli organi di trasmissione. È evidente che questo non sarebbe particolarmente utile per una macchina operatrice, quindi di solito c'è la presenza di una coppia resistente oppure di una forza resistente se si tratta di moto lineare, per cui secondo il principio della Young si scrive come forza motrice meno la forza resistente, qui ci scrive una L perché la L di solito sta per carico, ci possiamo scrivere anche una C se preferite, e naturalmente questa diventa J per esempio per de omega su dt. La ritrovate esattamente qui in questi termini qui in termini lineari e qui in termini rotativi. Ora, qual è la semplificazione che noi normalmente facciamo? È quella di considerare gli organi meccanici dal punto di vista geometrico invariabili, cioè abbiano delle geometrie costanti, ma potrebbe benissimo succedere che gli organi meccanici possano avere delle geometrie variabili. Immaginate ad esempio il braccio di un robot, una cosa è porlo in rotazione quando il braccio è, diciamo così, racchiuso su se stesso, quindi è vicino, è in prossimità dell'asse di rotazione, e un'altra cosa quando il braccio è esteso ed è più il centro di massa di questo braccio di rotazione è più lontano dall'asse di rotazione. Che cosa sarà cambiato? Sarà cambiato il momento di inerzia, quindi in realtà il secondo, scusate qui ho commesso un errore, come qui la coppia non è la forza. Quindi che cosa sarà cambiato in questa espressione? Questa espressione non varrà più, cioè dovrei scrivere in effetti che la differenza, quindi la somma di tutte le coppie applicate a questo oggetto, quindi la somma di tutte le C con I, dovrà essere uguale a D su DT per J omega. Quindi considerare variabile non solo la velocità angolare, quindi l'accelerazione angolare, ma anche il momento di inerzia. Quindi diciamo, questa è l'espressione più generale che naturalmente si sviluppa in D su DT di J per omega più, lo scriviamo così, più J che omega su DT, che è quella che compare in questa diapositiva qui esattamente, e sta appunto ad indicare il caso più generale in cui è variabile non solo la velocità angolare, e quindi bisogna calcolare l'accelerazione angolare, ma è variabile anche il momento di inerzia. Ci sono domande su questo argomento? Che cos'è il momento di inerzia? A questo punto ma faccio io la domanda, no? Ci sono domande a questo punto, mi chiedo cosa sia il momento di inerzia. Il momento di inerzia è definito, poi ritorniamo su quella diapositiva lì, è definito come per una massa puntiforme ruotante, cancelliamo questa scritta qui,
Quindi consideriamo un asse di rotazione, immaginiamo che intorno a questo asse di rotazione una massa m che ruota con ad una distanza r, usato la stessa lettera, anzi, ad una distanza r, una massa di r, quindi il momento di inerzia si definisce come j di m per il braccio afferrato. Quindi è evidente a questo punto che utilizzando questa semplice espressione è possibile andare a calcolare i momenti di inerzia di geometrie più ampie rispetto a quella di una massa puntiforme facendo degli integrali di volume. Per esempio, se consideriamo un cilindro e questo è l'asse di rotazione di un cilindro, ma perché consideriamo un cilindro? Il cilindro ovviamente è una delle geometrie con le quali noi avremo tanto a che fare. Il rotore, ve l'ho fatto vedere nelle lezioni scorse, il rotore di una macchina elettrica è appunto cilindrico, quindi sarebbe opportuno conoscere qual è il momento di inerzia di un rotore. Allora cosa facciamo? Consideriamo un valore elementare R che si trova ad una distanza di raggio R, supponiamo che il cilindro sia lungo N, che sia fatto di un materiale con un peso specifico uguale gamma, uso questa lettera perché è la stessa che è stata usata nelle diapositive. Allora che cosa dovrò calcolare? Dovrò calcolare la massa di questa sezione di questo cilindro, quindi il volume per il peso specifico. Quindi scrivere che dj, cioè il valore elementare del momento di inerzia di questo elemento, sarà dato da dr, che è la lunghezza, per la lunghezza l, per la circonferenza di questo elemento, che è uguale a 2 più greco r, che ci manca più? Per il peso specifico gamma. E naturalmente per il raggio al quadrato, perché questa è la formula del momento di inerzia della massa elementare. Quindi io sto considerando la massa elementare di questo elemento qui lungo L, quindi moltiplicato il peso specifico, ho fatto questa funzione. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che J su D è uguale a 2 pi greco r al cubo per l per gamma. Aiutatemi a controllare perché spesso osservando la lavagna da vicino è facile perdere i vari termini, quindi riportare, controllare se faccio degli errori e faccio l'integrale che va da 0 a r grande è il raggio del cilindro, quindi vado da 0, quindi considero tutti i vari elementi che costituiscono questo cilindro, e naturalmente questo qui sarà uguale integrale da 0 r grande un quarto per 2 pi greco per r alla quarta L per gamma che va da 0 a R grande, e quindi sarà uguale a un pi greco mezzi R alla quarta per L per gamma. Naturalmente questo l'unità di misura del momento di inerzia
visto prima, la massa si misura in chilogrammi, R al quadrato si misura in metri al quadrato, quindi questa unità di misura sarà chilogrammi per metro al quadrato. Se ci sono dei dubbi su questo, mi sembrano argomenti estremamente semplici, sono recuperati dalle vostre precedenti studi di fisica 1 o qualche altro tipo di materia, non lo so, però non penso che siano particolarmente difficili. Benissimo, allora, a questo punto, capito che cos'è il momento di inerzia, soprattutto quello di un cilindro, ma è evidente che applicando gli integrali di volume uno può calcolarsi i momenti di inerzia di qualunque geometria tridimensionale rispetto ad un'asse di rotazione, vediamo un attimo come è possibile formalizzare, oppure per meglio dire modellizzare, una catena cinematica di un azionamento. Questo è molto utile perché ci permetterà anche di fare alcune semplici esercitazioni e alcune simulazioni con il calcolatore. E applicando semplicemente il secondo principio della dinamica, e che cosa abbiamo? Abbiamo che la coppia motrice meno la coppia resistente, vi ricordate l'equazione che abbiamo scritto poco fa, no? La somma coppia motrice meno coppia resistente adesso a j omega su d. Naturalmente immaginiamo che per il momento del momento di inerzia sia una costante, perché non ci sono geometrie variabili, e quindi questo qui che cosa sarà? Quindi la differenza sarà j d omega su dt. Se facciamo l'integrale di questo oggetto e se lo dividiamo per j, quindi facciamo così, diviso j, e poi facciamo anche l'integrale, ora invece di utilizzare questo simbolo uso questo, uno su s, che è quello normalmente utilizzato nei controlli, quindi utilizzando la trasformata di Laplace, 1 su s, e cosa arriviamo? Arriviamo al omega. Omega perché è utile? Perché c'è bisogno di dire perché è utile omega, cioè la velocità angolare. Però spesso la velocità angolare interviene anche nelle retroazioni quando c'è per esempio un attrito viscoso. L'attrito viscoso è un attrito che è proporzionale alla velocità. Quindi, ad esempio, nella coppia resistente, qui, la coppia resistente può essere la somma di numerose altre coppie, quindi facciamo così, più, ci può essere quindi un valore che è un proporzionale al, indichiamo con kappa b, oppure kappa omega, la sostituzione di di Kobe, che è proporzionale alla velocità con la quale questo oggetto si sta muovendo. Vedete, qui c'è un segno più, ma naturalmente la coppia resistente poi complessivamente agisce in modo negativo, perché è più resistente, agisce in modo negativo nella definizione della sollecitazione complessiva su questo oggetto. Se faccio ulteriormente un altro integrale, quindi 1 su s, naturalmente cosa uscirà? Ci sta scritto là sopra, secondo voi con quella lettera che cosa sto indicando? La lettera teta, che cosa indica? Se faccio l'integrale della velocità angolare, che cosa esce? L'angolo, esattamente, quindi l'anomalia, l'angolo teta è l'angolo, e quindi è la posizione angolare di un albero, di un mandrino, di qualunque altro oggetto che sia. E quindi rimane così, di solito ovviamente non ci sarà ulteriori
elaborazioni, però normalmente dovrebbe essere una cosa del genere. Questo, come vedete, è già un sistema di generazione ed è sulla base di quello che vi ho detto la volta scorsa, quando vi ho fatto vedere come funziona Simulink in pochi minuti. Quindi vi ho fatto vedere che Simulink vi dà la possibilità di programmare dei modelli con dei blocchetti molto semplici. Ebbene, ci sono dei blocchetti che sono esattamente quelli che vedete qui, cioè voi li potete scrivere, implementare, programmare esattamente come li vedete qui, quindi fare una simulazione immediata del modello del vostro sistema cinematico sulla base di queste considerazioni. Naturalmente dovrete in qualche modo fissare il valore della coppia motrice e fissare tutti i parametri che ci sono qua dentro, prima di tutti il coefficiente di attrito viscoso. Poi se ci sono altre coppie esistenti, come per esempio una coppia derivante, che ne so, dalla lavorazione di un pezzo meccanico, perché questo era la catena cinematica di un tornio, per esempio, oppure questa è la catena cinematica per il sollevamento di un montacarghi oppure di un ascensore, allora qui dovrà entrare una coppia, un'ulteriore coppia esistente, chiamiamola CR1, che tiene conto del peso delle persone che sono entrate nell'ascensore, oppure del peso del montacarghi che sta sollevando un determinato carico, e quindi è così via. Quindi queste sono ulteriori coppie resistenti che la nostra catena cinematica è chiamata a è chiamata. Ok, questo quindi abbiamo visto. Vediamo un attimo, quando parliamo di catena cinematica sicuramente parliamo anche di cinematismi. Cioè, che cosa sono i cinematismi? Sono articolazioni, ruote dentate, ingranaggi, altri dispositivi che servono alla trasmissione e alla trasformazione del moto. Ad esempio una biella con un albero a gomiti serve per trasformare il moto da circolare a moto lineare alternativo. Quindi ci sono tutti questi meccanismi e queste che ovviamente presentano le loro inerzie e che in qualche modo devono essere riportate all'asse primario del motore, perché uno ha bisogno di sapere il motore che inerzia vede a valle, immediatamente a valle della connessione lungo tutta la catena cinematica. Allora facciamo un esempio molto semplice, che è questo qui, cioè due ruote dentate oppure due ruote semplicemente ingranate tra di loro, dotate ciascuna di un momento di inerzia, che è una proprietà caratteristica della singola ruota. Supponiamo che la prima ruota abbia un raggio R1, che la seconda ruota abbia un raggio R2. La prima ruota avrà un momento di inerzia G1, e la seconda un momento di inerzia G2. Allora, se vengono prese singolarmente queste due ruote, allora la situazione è banale. La prima avrà un momento di inerzia G1 e la seconda G2, ma se io collego a questa ruota un motore e le due ruote sono ingranate tra di loro, mi chiedo, questo motore che momento di inerzia sarà chiamato a... che momento di inerzia vedrà su questo asse di connessione? Di certo non vedrà solo il momento di inerzia G1. Ora però, in questo sistema, che cos'è una cosa invariante? Cos'è che non cambia nella connessione? Di certo non cambiano la velocità angolare. Immaginiamo questa ruota con una velocità omega con 1 e questa ruoterà con una velocità inversa
alla omega con 1, se questa è embrionale, questa sarà orale, omega con 2 è sicuramente anche diversa, perché hanno diametri diversi queste due. Quello che non cambia è la velocità periferica nel punto di contatto, perché ovviamente questo punto qui, il punto di contatto che è comune ad entrambe le ruote, avrà una velocità b che è comune ad entrambe. E quindi che cosa possiamo scrivere? Naturalmente che la velocità v della ruota v con 1 in quel punto sarà uguale alla velocità v con 2 in quel punto. Dobbiamo dire per forza parlare di punto, perché ovviamente la velocità in questo punto qui sarà questa, nel fatto che qui sarà questa, avranno moduli uguali certamente, però diversi di diversi. V con 1 uguale a V con 2, quindi ma V con 1, se la volessimo calcolare in termini di omega con 1 è di raggio, voi come la esprimereste? Cioè, attenzione, la velocità V con 1 è uguale a, in termini di omega con 1, R con 1. Omega 1 è... Come? Omega 1 è R. Ok, quindi è uguale a omega con 1 per R1. Naturalmente la stessa cosa vale per V con 2, quindi omega 1 R2 sarà uguale a omega 2 R2, da cui il rapporto omega 1 su omega 2 sarà uguale a R2 su R1. Se questo vale per le velocità, voi mi insegnate anche che c'è un rapporto simile ma inverso per le coppie. Infatti il rapporto tra C2 e C1 sarà uguale a R con 1 per R con 2. Cioè, se io applico una coppia ad una di queste ruote, questa coppia la ritrovo sull'altra ruota, ma con un valore sostanzialmente cambiato, che è l'inverso del rapporto di trasmissione. Questo qui si chiama appunto rapporto di trasmissione, e questo qui è naturalmente l'inverso del rapporto di trasmissione. Naturalmente io noto subito che il momento di inerzia generale, in generale è sempre uguale a de omega su dt diviso una coppia c, quindi la derivata di una velocità diviso una coppia c. Quindi se volessi fare il riporto del momento di inerzia G2 al momento di inerzia della prima ruota, dovrei stare attento a trasformare questo oggetto qui e questo oggetto qui con i rispettivi rapporti di trasformazione. Per cui questo sarà uguale, questo è G omega 2, questo è C2, questo è G2. Che cosa dovrò scrivere? Dovrò scrivere che questo è uguale G su dt di omega con 1, ma omega con 1 è uguale a omega con 2 per R2 su R1, R2 su R1, giusto? Vi trovate? Voi controllate sempre se faccio qualche errore strano, eh? Quindi è fatto sbagliato. R1 su R2. Trovate? Tu ce ne sei preoccupato? No. Mentre la coppia C2 diventa uguale alla coppia C1 e R1 diventa uguale alla coppia. No, la coppia C2 diventa uguale alla coppia C. Ah, ecco dove ho messo le due. C1 diviso C2. Scusate, non è che usciva la stessa cosa. Quindi invece la coppia questa è C2, la coppia C2 è uguale alla coppia C1 per R2 diviso R1. D'accordo? Ragazzi, io ad abbraccio, quindi gli errori sono all'ordine del giorno. Se ci correggiamo a vicenda, andiamo alla grande. Quindi state attenti ai singoli passaggi. È anche una strategia per costringervi a stare attenti. Allora, quindi alla fine
che cosa abbiamo? Abbiamo che questo sarà uguale a un altro, vedete? Alla derivata di su di t di omega con 1 per r1 su r2 al quadrato diviso c con 1. Ma questo oggetto qui che cos'è? Non è altro che j1, cioè il momento di inerzia j2 visto dalla ruota c1. Oppure lo vogliamo indicare con J2 apice, quindi uguale J2 apice è uguale a R1 diviso J2, ho sbagliato, sì, no, fatto bene, J2 apice R1 su R2 a quadrato. Naturalmente J, posso anche scrivere J2 apice è uguale a J2 per R2 su R1. Quindi si capisce che il riporto di un momento di inerzia dalla J2 alla ruota 1 avviene mediante, questo lo abbiamo chiamato rapporto di trasmissione, mediante la moltiplicazione del quadrato del rapporto di trasmissione. Alla fine il momento di inerzia complessivo sarà dato da J1, il momento di inerzia totale sarà dato da J1 più J2' e quindi sarà uguale a J1, che è il momento di inerzia della prima ruota, più il momento di inerzia della seconda ruota riportato a monte, e quindi J2 per R2 su R1 a quadrato. Mi trovate? Scusi professore, dove c'è J2 con A? Cioè non è J1? Dove? A destra. A destra è la... Qui? Sì. Allora, questo è... questo qui è J2, ma riportato, cioè allora, questo qui è la velocità angolare della prima ruota diviso la coppia C1 vista, allora, se io applico una coppia qui, C, come la vogliamo chiamare? Una coppia C, questa coppia C riportata sulla ruota 1, come sarà vista? Quindi in realtà qui dovrei scrivere omega con 1 primo, omega con 2 primo e c con 2 primo per essere convenzionale. Quindi sono rispettivamente le velocità della seconda ruota ma riportate alla prima ruota. Naturalmente anche in questo caso qui questo si esprime come in chilogrammi su metro. Ora, questo fatto lo ritroviamo naturalmente il rapporto R1 su R2 è inverso alla velocità angolare. Quindi al posto di R2 e di R1 possiamo mettere anche le rispettive, l'inverso delle velocità angolari, quindi omega con 1 diviso omega con 2. E ritroviamo questo, questo fatto anche ad esempio in questa situazione in cui abbiamo un motore che fa muovere una ruota tendata che è ingranata con una seconda ruota tendata e che muove un carico. Quindi alla fine che cosa dobbiamo fare? Partendo dal termine della catena cinematica calcoliamo il momento di inerzia complessivo visto dal motore. Il momento di inerzia visto dal motore è uguale al momento di inerzia del motore stesso, perché lui stesso avrà un certo momento di inerzia. Il momento di inerzia della prima ruota tendata, che comunque è caricata direttamente sul motore, il momento di inerzia della seconda ruota tendata riportata sul
sull'asse, sul primo asse, quindi moltiplicata per l'inverso del rapporto di trasmissione, e la stessa cosa per il momento di inerzia del carico, che piano piano quindi viene visto dal motore con questi momenti di inerzia. Mi pare che avevamo saltato un anello positivo o no? Non me lo ricordo. Facciamo il caso, per esempio, di una tavola traslante, una tavola che trasla, trasportata da una vite senza fine. Supponiamo che questa tavola abbia una massa m. Applichiamo gli stessi principi, soltanto che invece di considerare omega con 1 o omega con 2, questa volta dobbiamo considerare omega dell'asse, della vite senza fine, e la velocità della tavola. Non cambia assolutamente niente, perché la massa della tavola viene vista come un momento di inerzia se viene moltiplicata per il quadrato della sua velocità e divisa per il quadrato della velocità angolare della vite senza fine. Che rapporto ci sta tra questi due numeri? Perché in una vite senza fine ad ogni giro, cioè ad ogni 2π greco, corrisponde uno spostamento delta, che è il passo della vite senza fine. E quindi la velocità v viene sostituita da un delta diviso 2π greco. Ecco perché qui compare delta al quadrato diviso 2π greco al quadrato. E in realtà il calcolo è abbastanza facile. Andiamo avanti. Parliamo ora di potenza. Abbiamo visto la coppia, abbiamo visto la velocità, e certo questi calcoli li abbiamo fatti molto semplici su due ingranaggi. È ovvio che questi calcoli possono essere rifatti su sistemi complicati, come quelli su cinematismi complicati, come vi avevo accennato prima. Un altro parametro importante per il dimensionamento di una macchina elettrica è ovviamente la potenza, cioè non c'è solo la coppia o la velocità massima, oppure il range di velocità, cioè, ma è ovvio che è la potenza. Calcolo della potenza di una macchina elettrica che funziona da motore va fatto ovviamente considerando la potenza del carico. Questo è talmente vero, questa considerazione, che quando voi leggete la potenza nominale sulla targa di un motore elettrico, quella potenza si riferisce alla potenza all'asse e non alla potenza assorbita dalla rete. Questo perché è normale che uno scelga un motore in base all'applicazione cui esso è destinato. Supponete di voler considerare un ascensore che sale e scende, voi che cosa sapete per prima cosa? Il peso di questo ascensore e la velocità con la quale sale. E quindi peso per velocità, voi vi calcola la potenza. Dopodiché, data questa potenza, avete già un dato importante, a parte il rendimento, gli attriti, eccetera, eccetera, avete già un dato importante che è relativo alla potenza nominale della macchina. Ecco perché la potenza nominale della macchina, se si tratta di un motore, si riferisce alla potenza all'asse e non alla potenza elettrica. Questo è spesso un errore che si fa in modo innocente, vorrei quasi dire, quando uno dice la potenza del motore di questo motore è di 10 kW, e allora da quel valore lì uno comincia subito a calcolarsi, che ne so, la tensione di alimentazione, oppure la corrente di alimentazione, il fattore di potenza. È errato questo passaggio, è errato, perché quella potenza lì si riferisce alla meccanica e non all'elettrica assorbita dalla rete. Quindi vediamo un attimo molto brevemente, ovviamente nel moto rotatorio già ne abbiamo parlato, la potenza è data dalla velocità per la coppia, velocità angolare per la coppia, e ci sta sotto un simbolo che è eta, che rappresenta il rendimento. È ovvio che qualunque cinematismo ha il suo rendimento, qualunque macchina operatrice ha il suo rendimento, e va considerato anche quello, cioè il motore deve sopperire anche alle perdite, oltre che alla potenza utile. Molto spesso viene ancora utilizzato il cavallo per indicare la potenza del motore, il rapporto tra
i watt e i cavalli sono 735, quindi questa espressione è riportata la potenza espressa in watt e la potenza espressa in cavalli se viene divisa opportunamente per 735. Questo qui nel caso meccanico di un oggetto che ruota. Nel caso di una prevalenza, che cos'è la prevalenza? Cioè, se io voglio aumentare la pressione all'interno di un condotto, una condotta idrica o qualcosa del genere, la prevalenza non è altro che la quota piezometrica, cioè l'altezza dell'acqua che si verificherebbe se ci fosse un tubo attaccato su questa condotta. Cioè, supponiamo che di avere un tubo pieno d'acqua. Ecco, se io faccio un piccolo foro qui e metto una colonna vuota in grado di prendere e spillare del liquido da questo tubo qui, e allora il livello raggiungerebbe un'altezza H che è funzione della pressione P che è all'interno del tubo. Questa H si chiama prevalenza e sta quindi ad indicare, è proporzionale ovviamente alla pressione interna del liquido. E naturalmente la prevalenza, a questo punto, se ci sta, se in qualche modo questo liquido si muove ad una velocità V, se si muove ad una velocità V, è la potenza necessaria a spostare questo liquido ad una velocità V dalla pressione P1 alla pressione P2 agli estremi di questa condotta sarà data dal prodotto della portata, quindi della velocità dell'oggetto moltiplicata la densità del liquido e moltiplicata anche dalla differenza piezometrica, cioè la differenza di pressione che ci sono tra i due estremi. In questo caso qui naturalmente il liquido va moltiplicato per il peso, la massa del liquido, per conoscere il peso va moltiplicato per l'accelerazione gravitazionale. È una cosa che se faccio questa operazione sulla Luna, un'altra cosa se la faccio sulla Terra, e quindi è uguale a 9,82 per V per gamma, il peso specifico per la quota piezometrica, che come al solito ci sta sempre sotto il rendimento del processo di trasformazione. In caso invece volessi fare una ventilazione di un locale oppure volessi trasferire del gas da una parte e dall'altra, anche in questo caso si fa un calcolo molto simile. La potenza sarà data dalla portata ai metri cubi al secondo per il peso specifico, per la pressione, la differenza di pressione che c'è tra l'ingresso e l'uscita di questo ventilatore, di questa girante, non lo so, espressa in newton su metri quadri, proprio la pressione che io sto esercitando sul mio fluido, è naturalmente diviso sempre il rendimento. Espresso tutti quanti espressi in watt. Noi ovviamente i cavalli non li useremo mai, se non qualche volta leggendo la targa di qualche motore elettrico, leggiamo magari la potenza espressa in watt, ma la prima cosa che facciamo è quella di trasformarla in watt per ovvi motivi. Benissimo, allora parliamo ora della coppia generata da una macchina elettrica. In realtà l'argomento è abbastanza generico, il termine macchina elettrica me lo potevo pure risparmiare. Diciamo coppia generata da un motore, potrebbe essere anche un motore a scoppio oppure un altro tipo di motore, perché naturalmente noi studieremo motori elettrici, no? Non è che studieremo altri tipi di motore, però queste connozioni che vedremo fra poco sono del tutto generiche e si potrebbero applicare a qualunque tipo di motore. Un motore non è che esprime una coppia, punto. Esprime di solito, genera una coppia che è funzione della sua velocità.
a parità di condizioni di alimentazione. Cioè, se io prendo un motore, lo alimento alla sua tensione nominale, questo motore che cosa fa? Assorbirà, se può partire, se riesce a partire, una volta che si è messo in moto, esprimerà una coppia che è funzione della velocità che ha raggiunto a regime. Una tensione
per esempio la tensione nominale, questo motore raggiungerà un equilibrio dinamico che quale sarà? Ma sarà questo. Perché che cosa succede? Succede che se il motore non ha nessuna coppia resistente, se al motore non è applicata nessuna coppia resistente, CR uguale 0, vuol dire che CR uguale 0, per ottenere la accelerazione angolare anch'essa uguale a 0 dovrà essere ugualmente anche CM uguale a 0. Questa è l'unica condizione possibile, fare in modo che il motore, arrivato a un certo punto, non acceleri più. Quindi il punto di funzionamento a vuoto del motore è una certa omega con 0, che vedremo più in là a quanto corrisponde. Quindi per velocità angolare pari a omega con 0, la coppia C motore è uguale a 0. Questo è logico che il motore elettrico può darsi pure che ha un po' di attrito all'interno, no? Però noi stiamo un po' trascurando gli attriti, ma se avesse un po' di attrito, e allora è evidente che se CR è leggermente maggiore di 0, leggermente maggiore di 0, anche CM dovrà essere uguale, in modo tale che la loro differenza comunque diventi uguale a 0. E quindi il punto di funzionamento forse si sposta un po' più qui, a causa delle coppie resistenti. Però, in generale, a parte gli attriti, a regime questa relazione deve essere sempre verificata. E che cosa succede se al mio motore M applico un carico C che esprime una coppia resistente più consistente, cioè più grande, più, che non è un semplice attrito, ma è la coppia, che ne so, quindi di sollevamento di un mondadario, per dire. E allora devo andare a trovare su questa caratteristica il valore di C con R. Allora dico, quale sarà l'ordinata di questa caratteristica pari a C con R? Questa. Beh, una volta che l'avrò individuata, C con R, so che per questo punto qui il motore sarà in grado di esprimere una coppia C con M che è proprio uguale a C con R. Per cui avremo C con M meno C con R uguale a 0 e l'accelerazione angolare di omega su dt pur essa uguale a 0. Quindi il motore avrà raggiunto un equilibrio dinamico e la sua velocità sarà costante. Ora, quando io dico devo andare ad individuare C con R, dipende. Per esempio, dipende dal tipo di carico. Facciamo un esempio. Supponiamo di considerare un ascensore con delle persone dentro e qui c'è il motore. Qui c'è una puleggia e l'ascensore che ha il suo peso. Supponiamo che l'ascensore salga ad una velocità di 1 metro al secondo, che è una velocità normale più o meno per un ascensore, abbastanza sostenuta, però è una velocità più o meno normale, ma la velocità è costante di questo ascensore, quindi non c'è nessun moto, non c'è nessuno sforzo inerziale perché la velocità è costante. Quindi questo vuol dire che il motore deve esercitare per sollevare questo ascensore uno sforzo F tale che F per il raggio della puleggia sia uguale alla coppia C motrice, quindi alla fine C motrice sarà uguale a F per R. Siete tutti quanti d'accordo su questo? Se il motore, se l'ascensore anziché salire a 1 metro al secondo, questo potrebbe salire, che ne so, a 1,5 metri al secondo, oppure volendo esagerare, cioè quindi che l'ascensore di un cattacirco sale a 2-3 metri al secondo, ma se sale ad una velocità costante non c'è nessuna variazione dinamica, nessuno sforzo ulteriore di tipo inerziale e quindi tutti i ragionamenti che abbiamo fatto vale ugualmente. Quindi lo sforzo
parte quelli che potrebbero esserci, ma li stiamo trascurando. Quindi lo sforzo, la coppia che il motore deve fare, deve esercitare sull'ascensore, è sempre la stessa. Sia che l'ascensore viaggia a un metro al secondo, sia che l'ascensore viaggia a 3 metri al secondo. In buona sostanza, a regime, cioè una volta che si è esaurito un eventuale transitorio, un'accelerazione, la coppia necessaria, la coppia resistente di questo utilizzatore è una costante indipendente dalla velocità omega. Quindi io la posso tracciare per esempio così. Quindi questa è la mia coppia resistente che è uguale proprio alla forza F per il raggio della proiezione. Ed è una costante. Sempre se ci troviamo a regime, io ho sempre detto che deve essersi esaurito qualunque azione iniziale, quindi non ci sono accelerazioni. Allora vedete che io che cosa ho a disposizione? Ho a disposizione la caratteristica, questa è una caratteristica meccanica del carico, e ho anche la caratteristica del motore, caratteristica del motore. L'intersezione tra queste due caratteristiche, cioè il valore per cui Cm è uguale a Cr, cioè il punto per cui Cm è uguale a Cr, rappresenta appunto il punto di funzionamento del sistema. Non sto facendo altro che trovare questo punto di intersezione e rispettare contemporaneamente questo. Cioè rispettare questa relazione significa appunto trovare il punto di intersezione tra queste due caratteristiche. Perché questa è Cr e questa è Cm, sono uguali solo sul punto di intersezione. Ne convenite? Allora, il punto di intersezione tra due caratteristiche, una quella del carico e un'altra quella del motore, mi permette di individuare il punto di funzionamento a regime, importante dire a regime, del sistema complessivo. Naturalmente se io ho la possibilità di modificare l'alimentazione del motore, anziché alimentarlo con una tensione G1, lo alimento con una tensione più bassa, oppure lo alimento con una frequenza diversa, cioè cambio le condizioni di funzionamento del motore, potrei cambiare la caratteristica del motore stesso. È un po' quello che succede con il motore a scoppio. Se io premo di più con l'acceleratore, ho una coppia più grande, quindi ho una caratteristica diversa. Se premo di meno sull'acceleratore, ho una caratteristica diversa. In un certo senso è simile alla situazione. Quindi potrei avere non una caratteristica del motore, ma potrei averne più di una in funzione dell'alimentazione stessa del motore. Ad esempio potrei avere una caratteristica che fa così, un'altra che fa così, eccetera. E quindi di volta in volta il punto di funzionamento si sposterebbe sempre a coppia resistente costante, ma a velocità, che sono queste, diverse. Questa è omega 0, questa è omega 1, questa la chiamiamo omega 2. E allora, cambiando le condizioni di funzionamento di alimentazione del motore, potrei, e uso il condizionale perché dipende da tante cose, potrei modificare la velocità stessa del sistema. Ma questo può essere anche intuitivo, perché se io cambio le condizioni di alimentazione del motore, potrei sicuramente far viaggiare l'ascensore più lentamente oppure più rapidamente. Quindi queste diapositive sono appunto rappresentate di diverse intersezioni di una unica caratteristica di carico M con L è una determinata caratteristica di carico, con tre diverse caratteristiche di un motore. Io vi ho detto si tratta di un motore, potrebbe trattarsi un motore asincrono, perché così cominciate ad avere, diciamo così, una percezione su quello che significa un motore sincrono, eccetera. Però potrebbe essere anche un'altra situazione, insomma.
Ecco, un'altra cosa importante, qualcuno di voi avrebbe potuto farmi notare, è questa. Quando tu, voi mi dite a me, tu, cioè io, hai intersecato la caratteristica di carico, che è questa retta orizzontale, con la caratteristica del motore, che è questa curva qui, hai detto, ho individuato un punto di intersezione. In realtà è un punto di intersezione su due, non è uno solo. Uno è questo, lo chiamiamo P, e un altro è questo, lo chiamiamo, cancelliamo le altre caratteristiche, perché altrimenti ci danno fastidio. Uno è questo, e l'altro è questo qui, chiamiamolo P. Quindi, qualcuno di voi potrebbe dirmi, ma allora, a che velocità gira il motore? Gira alla velocità omega, questa qui, chiamiamola, quello che chiamavo, questa è omega con 0, questa qui è omega con 3, gira alla velocità omega con 3 o gira alla velocità omega con 4, che è questa. La risposta sta nel fatto che uno dei due punti non è un punto stabile di funzionamento. Che vuol dire che non è un punto stabile di funzionamento? Dobbiamo affrontare il semplicissimo concetto di stabilità, che tutti noi abbiamo già bene in mente, ma che in qualche modo dobbiamo formalizzare. Supponiamo di avere una scodella da volta. Sopra questa scodella da volta mettiamo una pallina. Può essere facile, può essere pure difficile, ma vedete la pallina esattamente sul vertice di questa superficie concava. Perché? Perché è sufficiente una... Se la pallina sta esattamente al centro, noi cosa possiamo dire? Che questa è la forza peso, questa è la tangente alla superficie e la proiezione di questa forza peso, il peso P, lungo la superficie è zero. Quindi la pallina non ha motivo di andare a muoversi. D'altra parte la superficie reagisce come un vincolo a questa pallina applicando una reazione che è uguale al contrario. Quindi la somma di P e della reazione R è uguale a 0, per cui P più R è uguale a M per dV su dT in termini vettoriali. Quindi se P è uguale a 0, perché questa pallina si dovrebbe muovere? E infatti potrebbe essere che non si muove. Però è sufficiente un piccolissimo disturbo, ad esempio uno spostamento verso destra della pallina di una quantità anche piccola, per fare in modo che la tangente lungo il punto di contatto non sia più quella che ho disegnato io, ma sia diversa. Ad esempio, se la pallina andasse a finire qui, la tangente sarebbe questa. E quindi la forza peso P rimarrebbe sempre ovviamente indirizzata verso il basso, ma le sue proiezioni lungo la tangente non sarebbero più uguali a zero. Avrei una proiezione lungo questa direzione qui. E quindi, naturalmente, non essendoci nessuna possibilità di reazione di un vincolo lungo quella direzione, cioè non c'è nessuno che trattiene questa pallina, la pallina comincia a muoversi di un modo accelerato verso destra. Il modo accelerato non è manco uniforme, perché naturalmente mano a mano che si sposta anche la proiezione cambia di intensità, quindi il suo moto non sarà manco uniformemente accelerato. Allora, questa è una situazione instabile, ma io come ho fatto a dire che è instabile? Quale frase ho utilizzato? Ho detto, se c'è un disturbo su questo oggetto e questo disturbo comporta la nascita di forze o di sforzi che modificano ulteriormente la posizione della pallina in sfavore della sua posizione originaria, cioè allontanano la pallina dalla sua posizione originaria di equilibrio, e allora mi trovo in una situazione instabile. Che cosa
cosa succede invece se la scodella è messa in questo modo qui? Allora la tangente è questa, la forza peso è questa, ci sarà sempre forza peso, reazione, tutto quello che volete voi. Ma se sposto la pallina di una piccola quantità, per esempio verso destra, la tangente diventa questa, la forza peso diventa questa, e la proiezione della forza peso dove va a finire? Va a finire in un verso che è orientato verso la posizione originaria della pallina. Quindi la proiezione del peso tende a far ritornare la pallina nella posizione originaria di equilibrio. È chiaro? Allora, nel primo caso avevo una situazione instabile, perché una piccola variazione tende ad accrescere la discrepanza che io artificialmente ho introdotto. Nel secondo caso è una situazione di stabile, perché una piccola variazione ha fatto crescere degli sforzi che però tendono a ripristinare la posizione di equilibrio. Nel secondo caso tendono ad amplificare la posizione di squilibrio, nel primo caso tendono a ripristinare la posizione di equilibrio. Allora io questo modo di ragionare devo applicare anche qui, per capire se il punto P e il punto Q sono due punti di equilibrio oppure due punti di equilibrio stabile oppure di equilibrio instabile. Allora, ora siccome è difficile, data la pendenza di queste rette, ora ridisegno un attimo questi diagrammi. Faccio un, diciamo, suppongo che questo sia il punto P. Ho disegnato questa qui, è la caratteristica del motore, C motore, questa qui è C resistente. Le ho ridisegnate un pochino in modo tale da avere un disegno più ampio da davanti, perché altrimenti qua già non ci si capisce niente, quindi già sarebbe bello. Che cosa succede? Quindi questa qui è la velocità omega. Omega con 3. Cosa succede se un piccolo disturbo modifica la velocità di tutto il sistema? Se un piccolo disturbo, per esempio, va verso una velocità che omega con 5 maggiore di omega con 3, che cosa succede? Che la coppia resistente diventa maggiore della coppia motrice. Quindi coppia resistente, coppia motrice uguale più uguale omega su vettini, che il momento di inerzia è 0. Che cosa succede se la coppia resistente, cosa succede se la coppia resistente diventa più grande della coppia motrice? Succede che ho una decelerazione, cioè il sistema tende a recuperare la posizione iniziale e quindi tende a riportare il punto di funzionamento che si è ovviamente modificato, lo tende a riportarlo su qui. Succede la stessa cosa se faccio una variazione opposta, supponiamo di andare su omega 6, tale che omega 6 sia minore di omega 3, e cosa succede in questa condizione qui? Omega 6 è una velocità più bassa, logicamente, succede che la coppia motrice diventa più grande della coppia resistente, quindi questo termine diventa positivo, e quindi avrò un'accelerazione positiva. Avere un'accelerazione positiva significa che il sistema tende ad andare più veloce e quindi tende a riportare il punto di funzionamento al punto originale. Quindi abbiamo capito che questa è una situazione instabile, scusate, stabile. Ok? Siete tutti d'accordo? Perfetto. Prendiamo il punto Q. Già capiamo che, dati i ragionamenti che abbiamo appena finito di fare, che il punto Q è a occhio e croce sarà un punto instabile. Vediamo un pochino, lo rifaccio così: punto Q, questa è la coppia motrice, questa è la coppia resistente. Che cosa succede se mi sposto verso destra, quindi vado su una velocità maggiore? Succede che la coppia motrice diventa maggiore della coppia resistente, quindi tenderà a farlo andare ancora più veloce, perché avremo una coppia motrice maggiore di una coppia resistente, e quindi questo termine sarà maggiore di 0, e quindi maggiore di 0 sarà J di omega su T, quindi tenderà ad accelerare
e a portare questo punto qui ancora più lontano dal punto Q. Se mi sposto verso sinistra avrò una coppia resistente più bassa della coppia motrice, questo tempo diventa minore di 0, ma siccome mi sono spostato su una velocità che è più bassa di quella originale, il sistema diventerà ulteriormente rallentato. Quindi questo sistema a questo punto qui è instabile. Dal punto di vista, diciamo, un po' più matematico, che cosa devo dire? Devo dire che questa situazione qui e quella originale, punto P, che cosa avevo? Avevo che la derivata della coppia motrice rispetto a quella della coppia resistente, la derivata rispetto a omega, è minore, quindi se scrivo dCm su d omega, se questo è minore di dCr su d omega, questa è una condizione di stabilità. Perché questa è la condizione che io sto considerando qui, questa derivata qui è minore di questa. Se volete voi questo oggetto lo potete ruotare come volete voi, ma la situazione non cambia sostanzialmente, rimane pur sempre un oggetto stabile. Quindi questa qui è la condizione di stabilità. La condizione opposta è ovviamente una condizione che è questa, vedete che la coppia motrice ha una derivata maggiore della coppia resistente in questo punto Q, se invece quindi dCm su d omega è maggiore di dCm su d omega, naturalmente questa qui è una condizione di instabilità. Instabilità. E quindi questo è quello che può verificarsi. Quindi che cosa succede? Succede che non vi faccio una domanda. Voi avete questo ascensore che ha una caratteristica che è questa. Avete un motore che esprime una coppia perfetta. Naturalmente il sistema quando parte, parte da fermo. Cioè non è che andate ad installare un ascensore che è già in movimento, no? L'ascensore sta fermo. Quindi vuol dire che all'inizio della storia vi trovate su questo punto qui, cioè omega uguale a 0. Secondo voi, questo ascensore, con le persone dentro, ha la possibilità di salire? Voi vi guardate così, con gli occhi sbarrati, perché ci state pensando. Magari qualcuno di voi avrà pure la risposta, però non è il coraggio di dirlo, giusto? Però, che cosa succede per omega uguale a 0? La coppia resistente è questa, cioè il peso delle persone che sono entrate nell'ascensore, giusto? Cioè questo segmento qui che va da 0 ad A, quindi coppia resistente Cr, che è una costante, perché ovviamente è una cosa, il peso delle persone non cambia in base alla velocità dell'ascensore. La coppia motrice a velocità uguale a 0, quanto vale? È questa, C motrice. E quindi che cosa succede a velocità uguale a 0? Che la coppia resistente è maggiore della coppia motrice. E la coppia resistente è maggiore della coppia motrice, cioè questo termine qui è negativo. Quindi, se non c'è nessuna sicurezza, nessun blocco di sicurezza, questo ascensore precipita. Perché invece di salire, la coppia resistente è maggiore della coppia motrice, questo termine qui è negativo, cioè abbiamo un'accelerazione negativa, accelerazione angolare negativa della pureggia e quindi ovviamente un'accelerazione negativa anche dell'ascensore. In buona sostanza, ovviamente poi ci sarà un blocco, immagino che se qualcuno installa un ascensore, la cabina dell'ascensore la mette a piano terra, quindi più a terra della terra, più giù della terra non ci può andare, no? Quindi diciamo che qui ci sta un blocco e allora diciamo ovviamente che l'ascensore non riuscirà a partire, cioè il motore non ha una coppia sufficiente a sollevare la cabina se ci sono quelle persone. E allora che dobbiamo fare? O dobbiamo alleggerire la cabina, però a questo punto se alleggeriamo la cabina vuol dire che poi dopo abbiamo una quantità di coppia che il motore potrebbe esprimere che però non viene mai utilizzata, no? Tutta questa coppia qua sola. Oppure cambiamo il motore,
non usiamo questo tipo di motore qui, utilizziamo un motore che per esempio, ora cancello, vi disegno perché se sto diventando troppo confuso, potrei utilizzare un motore diverso, ad esempio con una caratteristica di questo tipo qui. Questa è la coppia resistente, questa è la coppia motrice. Allora un motore che avesse, un motore elettrico che avesse una caratteristica di questo tipo qua, permetterebbe ovviamente di far sollevare la cabina tranquillamente, perché avrebbe alla partenza una coppia motrice superiore alla coppia resistente. Allora questo, perché vi ho raccontato tutte queste cose? Perché nel dimensionamento di un azionamento di una macchina elettrica non entrano solo il valore della tensione, il valore della velocità, la potenza, eccetera, eccetera, ma anche le caratteristiche di coppia. Cioè quel motore che avevo utilizzato prima, con quella caratteristica che saliva e poi scendeva, non va bene per un ascensore. Quindi non lo potevo utilizzare per un ascensore, non avrebbe manco permesso il sollevamento della cabina. Invece un motore con una caratteristica di questa è utile a sollevare un ascensore, per esempio in questa determinata applicazione. Mo io parlando dell'ascensore, ma potevo parlare di altre cose, altri sistemi, altri metodi, altri macchine operativi. Ok, andiamo avanti. Questa la sappiamo. Di questo sostanzialmente già abbiamo parlato, sono semplicemente caratteristiche diverse di motori diversi. Ad esempio, abbiamo parlato già della caratteristica di un motore asincrono, questo potrebbe essere un asincrono. Questa, anche questa è un asincrono, però è dello stesso tipo di motore, ma con caratteristiche elettriche diverse. Invece una caratteristica molto particolare è quella della macchina sincrona. La macchina sincrona, un po' lo dice stesso la parola, ha un motore, un rotore, che è sincrono con la frequenza di alimentazione della macchina stessa. Cioè esprime una coppia solo ad una determinata velocità. Infatti la caratteristica di una macchina sincrona è esattamente questa, è un segmento, perché stiamo parlando di caratteristiche caratteristiche elettromeccaniche delle macchine elettriche, è a regime. È ovvio che nei transitori si deve tener conto di tante cose, non solo dei transitori elettrici, ma anche di quelli meccanici e dinamici, quindi le caratteristiche possono essere molto diverse durante appunto durante il transito. Però a regime la macchina sincrona ha una caratteristica assolutamente verticale, naturalmente avrà un valore massimo che è la coppia massima, e questa qui è la caratteristica di un sincrono. Per completezza vi dico anche che la caratteristica di una macchina a corrente continua può essere questa, cioè una retta, naturalmente anche in questo caso avremo un valore massimo, una retta inclinata con un certo angolo che dipende sempre dai parametri della macchina stessa.